Risultato 5 a 2. Andiamo da Incoronato, giusto? No. 7. Diego. Cognome? Andiamo da qualche altro. Palmieri, chi è il capitano Esposito? Come è stata la partita? 5 a 2 per loro. Male, c'è molto disordine in mezzo al campo, le posizioni non le stiamo mantenendo. Gli Loro avversari invece come sono? sono molto forti e giocano, sì, Organizzati. sono organizzati e penso che si sappiano anche da molto tempo. Nel secondo tempo la tattica qual è? Il secondo tempo la tattica è l'orgoglio e provare a dare una svolta a questa partita. Di solito l'Udinese già alla Summer Cup ha dimostrato grandi rimonte. Ok. Speriamo che si mantiene il detto. In bocca al lupo per il secondo tempo. Andiamo da qualche colombiano. Vicillo, 5-2. 5-2. Come è stata la partita? Giocando bene, la squadra è nuova ma sembra funzionare Vista la squadra bene. seria. Faccio Sì. complimenti alla Pia che ha fatto un gol incredibile, speriamo di... Devo dire la verità, secondo me sei il migliore dei tuoi in questo primo tempo. Sono in 5 minuti e hai fatto delle parate Le ultime due o tre parate sono state gli unici tre tiri che hanno fatto il miracolo. Speriamo di riuscire a mantenere questo risultato e A fare livello di qualche gioco altro come sta gol. andando? Sta andando bene, considerato che è pure la prima partita, poi abbiamo un fenomeno là davanti. Rubato dalla Sampdoria. Ma Sampdoria non partisce, quindi non Il vedo l'ora di secondo affrontare tempo. Genova. Speriamo di riuscire a mantenere il risultato e fare qualche altro gol. In bocca al lupo. Ci In vediamo. campo Colombia, Alessio Amato e Zanni per l'Uruguay di nome. Maurizio. Maurizio, MVP sei tu. Tu sei il migliore dei tuoi compagni della partita. Avete perso 3 punti nel finale, possiamo dire. Praticamente sì, stavamo dominando praticamente dall'inizio, però nel secondo tempo siamo calati. Niente, la partita è andata come è andata, alla fine sono un po' di distrazioni Secondo me anche un generali. calo fisico nella seconda metà del Può quadro. essere, non so che è successo, comunque so solo che i tiri che hanno fatto sono andati tutti in porta. Senti, la squadra avversaria all'Uruguay come l'hai vista? Ti piace? No, diciamo che nel primo tempo non erano molto compatti, non so se per l'organizzazione. Nel secondo tempo invece forse galvanizzati dai gol si è ripresi e quindi sono riusciti a trovare il gioco. Ok, Ale, vuoi dedicare la prestazione? No, la dedico alla mia nuova squadra. Ok, ciao Alessia, in Ciao. bocca al lupo alla Colombia. Passiamo da te, Zanni. Ma io Grandissima penso partita, che secondo me questo recupero, diciamo, un gran merito è il tuo, perché nel secondo ma tempo ti sei scatenato. penso che siamo riusciti a giocare nonostante sia la prima partita insieme, alla fine nemmeno ci conosciamo tutti, però insomma è andata bene, un pareggio ho preso alla fine, quindi siamo contenti, insomma. Secondo di cosa può puntare l'Uruguay? Ma non sicuramente tentiamo di vincere o noi ce la giochiamo, poi dove arriviamo, insomma, per noi va bene lo stesso. Ok, vuoi dire la prestazione dell'MVP? Ma pure io penso alla mia squadra perché siamo in gamba in fondo. Ok, bocca al lupo per il proseguo del campionato. Ciao, grazie.